Rinviata al 24 aprile la prossima udienza per il ricorso ex articolo 700 presentato da Giovanni Cosentino con la richiesta di sequestro e distruzione delle copie del libro Il Casalese, ascesa e tramonto di un leader politico di Terra di Lavoro, edito dalla 100 autori sulla vicenda politica e giudiziaria dell'ex sottosegretario ed ex coordinatore PDL Campanie Nicola Cosentino. Il giudice Anna Giorgia Carbone, sentite le parti, ha deciso un rinvio per poter consentire agli avvocati di Giovanni Cosentino, fratello di Nicola e proponente della citazione, che prevede con il sequestro e la distruzione anche una richiesta di risarcimento da 1,2 milioni di euro, di poter analizzare le controdeduzioni della difesa della casa editrice guidata dall'avvocato Marino Maffei. Sulla vicenda c'è stata una conferenza stampa alla Feltrinelli Libri e Musica di Piazza dei Martiri a Napoli, moderata dalla giornalista del Manifesto Francesca Pilla e alla quale ha preso parte, con autori, editore e legale, il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano. Solidarietà a questi giornalisti, operatori dell'informazione che hanno il diritto a raccontare il sistema, l'intreccio tra politica, camorra e imprenditorialità che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni della storia della Campania e del nostro paese. Quindi io mi auguro, con la fiducia di sempre nella magistratura, che questo libro lo possano leggere tutti e che non ci sia addirittura una messa a rogo di un libro che evoca pagine tragiche della storia dell'umanità.